partiamo con l'Axalt per tirare un po' le somme di questo primo anno nel calcio europeo, nel calcio italiano. Come te lo aspettavi e com'è stata la prima stagione in un calcio che è onestamente differente rispetto a quello da cui arrivavi? Sì, è vero. Era differente. È stato bello perché ho avuto l'esperienza di giocare tante partite e anche ho fatto dei gol. Ho avuto i compagni bravi, ho avuto tempo di imparare delle belle cose. Hai fatto dei gol, ne hai fatti due al Milan che ti hanno portato, anche se eri a Bologna e non eri e con i colori nerazzurri, ma è come se tu l'avessi fatti con la maglia dell'Inter, perché tu sai che per un interista fare due gol al Milan sei diventato un beniamino immediatamente, ti seguivano tutti poi. Sì, no, quello è vero, e iniziare così non neanche me l'aspettava, neanche sognare. Ma è stato bello e quello mi ha fatto il bel primo passo, perché cominciare così si comincia bene e dopo hai fiducia per il resto del campionato. Senti, quanto è differente, in che cosa è differente rispetto al calcio del Sud America, quello europeo? No, c'è un livello più alto di calciatori, tatticamente è difficile, per l'attaccante è difficilissimo. Mi sa che per difendere un po' meglio chi è difensore, ma è un calcio bello perché sempre compatti e fare gol non è facile, e anche per giocare non è facile. Però se uno ha le qualità come lei, tu poi dopo con l'allenamento ci si arriva. Come stanno andando queste giornate di lavoro qua a Pinzolo? Sì, no, quello è vero, io sono giovane e c'è tempo di imparare. Quest'anno l'ho fatto il meglio possibile. E penso di continuare così, e questo di fare il ritiro con questi compagni qua nell'Inter, con questa gente, non è normale, e mi sa che è buono per questa stagione che mi aspetta. Tecnicamente dove ti senti più migliorato? Tecnicamente sì, mi sento migliorato perché per il campo il pallone è diverso, il compagno che ti dà la palla è una palla diversa e l'esigenza è più alta e si deve imparare perché quello è uno dei difetti che là nell'America il campo non è troppo bello e si impara di un'altra maniera a giocare. Tu che sei uno che ha grande tecnica individuale, bravissimo coi piedi, grande velocità, imparare a fare i movimenti giusti vuol dire poi anche mettersi nelle condizioni di trovare più facilmente il modo di esprimere le tue qualità. Sì, certo, non è il calcio, non è solo qualità, sino testa, sapere che vuole il mister, la squadra, il compagno che hai, il rivale, tutto. E quello è l'esperienza che uno prende, quello lo prendi così, solo con l'esperienza. Buona stagione. Grazie. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...